Buongiorno a tutti. Attendiamo qualche altro minuto che si possano connettere anche altri partecipanti e poi inizieremo il webinar. Grazie a tutti. Bene, visto che abbiamo raggiunto un buon numero di partecipanti, poi innanzitutto i nostri colleghi naturalmente si stanno connettendo e quindi stanno naturalmente inserendo la loro presenza all'interno di questo webinar. Do il buongiorno e il benvenuto a tutti quanti al secondo appuntamento della prima edizione del ciclo di webinar dedicati alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione a Syllabus, il nuovo portale della formazione del capitale umano della PA, lanciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il ciclo di webinar, vi ricordo che è realizzato da Formez PA nell'ambito del progetto Linea Amica Digitale. È articolato in tre webinar e ha come obiettivo quello di illustrare con un linguaggio semplice e accessibile i nuovi strumenti per la formazione del personale della pubblica amministrazione, la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la nuova piattaforma di Syllabus. Ricordo a tutti i partecipanti che i tre webinar fanno parte di un percorso modulare con caratteri di propedeutica. Pertanto l'attestato di presenza, scaricabile dalla piattaforma Eventi PA, sarà rilasciato soltanto dopo che lo staff avrà verificato la presenza degli utenti almeno all'80% del monte ore. A condurre il webinar di oggi, che affronterà il tema Syllabus, il nuovo hub per la formazione della PA, saranno la dottoressa Valentina Albano, un esperto tematico che collabora con l'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, la dottoressa Elisa Barba Giovanni Gasparo, funzionario dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e la dottoressa Brunilde Gambaro, funzionario dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze. Ricordiamo ai nostri partecipanti che i docenti dedicheranno gli ultimi 10 minuti di questa giornata a rispondere alle domande più frequenti che vi preghiamo di scrivere in chat durante il webinar. Grazie a tutti e buon webinar. Lascio la parola alla dottoressa Albano. Buongiorno a tutti e benvenuti. In primo luogo vi porto i saluti del direttore Sauro Angeletti, direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, che purtroppo non ha potuto partecipare a questo incontro a causa di un impegno improrogabile con il ministro. Quindi ha lasciato a me il compito di fare questa brevissima introduzione prima di lasciare poi la parola alle colleghe che entreranno più nel merito dell'illustrazione del modello Syllabus. Giusto perché si tratta di un webinar che si inserisce in un ciclo, come diceva la collega del Formez poc'anzi, riprendo giusto un po' il filo del discorso, richiamando alcuni dei concetti che sono stati già espressi durante il webinar precedente, che vi ha visto molto numerosi. E sostanzialmente inquadro un po' quello che è il tema di oggi, in particolare su come, dove si inserisce la direttiva, nonché la piattaforma Syllabus, che sono oggetto appunto di questo webinar. Di fatto, come è stato già evidenziato, come penso molti di voi già sapete, il tema della formazione e dello sviluppo del capitale umano ha assunto una nuova attenzione nell'ambito dell'attuale programmazione strategica, nell'attuale periodo di policy, in particolare con l'avvento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, in quanto si è compresi sostanzialmente tutta quella che era la stagione di riforma
riforme che richiama l'attuazione del PNR necessita di disponibilità di competenze, necessita di lavorare prima di tutto sulle persone, valorizzare quelle che sono le persone che lavorano nel settore pubblico. Quindi particolarissima attenzione viene attribuita al capitale umano e appunto al tema della formazione. È proprio un rinnovato, diciamo, visione della formazione che viene ripresa poi dalla direttiva che è stata pubblicata nel corso del mese di marzo, appunto, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, che riconosce alla formazione il ruolo di diritto dovere nei confronti dei singoli dipendenti, quindi diritto perché ovviamente è diritto di tutti formarsi, accrescere le proprie competenze, ma al contempo è anche un dovere in quanto diciamo, ciascun dipendente pubblico è chiamato a contribuire alla crescita di quello che è il sistema di competenze di tutta la propria amministrazione, in quanto strumentale appunto alla realizzazione al meglio di quella che è la propria missione e quindi la realizzazione, diciamo, la soddisfazione dei bisogni dei dipendenti e dei dipendenti pubblici, ma anche e soprattutto dei cittadini e delle imprese. E è ovviamente un investimento organizzativo necessario, quindi non più una spesa come era stata riconosciuta in tempi addietro, ma un vero e proprio investimento che quindi va inserito all'interno di tutte quelle che sono le linee strategiche di sviluppo delle amministrazioni e anche, diciamo, all'interno di quello che è il sistema di politiche di gestione del personale. In questa rinnovata visione del tema dello sviluppo del capitale umano e del tema della formazione, sono state intraprese già una serie di azioni estremamente importanti che è opportuno che vengano richiamate. Innanzitutto il piano strategico lanciato nel 2022, quindi ormai già un anno fa, di appunto valorizzazione del capitale umano, che prevede tre elementi essenziali. Il rafforzamento delle competenze trasversali alle amministrazioni. Cosa vuol dire? La necessità e la consapevolezza di investire, in particolare di utilizzare le risorse del PNR per rafforzare una serie di competenze di cultura comune a tutti i dipendenti pubblici su alcuni temi chiave, in modo tale da consentire un'omogeneità, diciamo, una capacità di risposta omogenea nei confronti di, appunto, di cittadini e imprese da parte di tutte le amministrazioni. Quindi ovviamente parliamo di transizione digitale, parliamo di transizione ecologica e parliamo di transizione amministrativa come senso di capacità di attuare quelle che sono le riforme in campo. L'altro tema è lo sviluppo proprio del sistema di conoscenza dei dipendenti pubblici, favorendo l'accesso ai percorsi di formazione universitaria grazie al progetto PIA 110 e Lode, che incentiva economicamente la partecipazione ai percorsi universitari. E al contempo, oltre, diciamo, a lavorare sull'offerta, è importante lavorare, diciamo, un po' dietro le quinte, creando una forte sinergia tra quelli che sono gli attori principali coinvolti nei processi di formazione del settore pubblico, quindi la SNA in primis, il Formez, le università, ma anche tutte quelle che sono gli enti pubblici e privati che si occupano di formazione. E in quest'ottica è stata sviluppata la piattaforma Syllabus come vero e proprio hub concettuale ma anche pratico per promuovere la formazione sul sistema pubblico. Un altro elemento importante di questa stagione di riforma è dato da ovviamente il piano integrato di attività organizzazione, che riunisce quelli che sono gli strumenti strategici in capo appunto alle amministrazioni, e soprattutto riconosce un ruolo essenziale alla formazione come occasione per rilanciare e valorizzare appunto la programmazione sia della formazione ma di tutto il sistema strategico delle amministrazioni. Quindi viene dedicata una specifica attenzione anche proprio, l'abbiamo visto la volta scorsa, nei documenti, diciamo, di programmazione vengono date delle indicazioni puntuali su come appunto programmare la formazione. E arriviamo poi alla direttiva, quindi il terzo pilastro, diciamo, di questa stagione di riforme. E in questa slide che avevamo già rappresentato la volta scorsa vengono evidenziati un po' quelli che sono stati gli ultimi passaggi, diciamo, in azione di direttiva sulla formazione, ovviamente non particolarmente, come dire, ricca rispetto ad altri temi, per cui partiamo dalla direttiva Frattini nel 2000, dopo 10 anni
anni è stata la direttiva Brunetta che ricorderete tutti, in realtà era molto incentrata sul tema dell'efficientamento economico, quindi una contrazione delle spese nella formazione, e invece appunto con la direttiva Zangrillo del 2023 si ri riconosce nuovamente questo valore strategico che dicevamo prima alla formazione. Cosa introduce? Quali sono meglio gli obiettivi e i destinatari della direttiva del 2023 sulla formazione? Innanzitutto, come obiettivi abbiamo la presentazione di indicazioni di metodo e operative per supportare tutte le amministrazioni, dalle più piccole alle più grandi, nei processi di pianificazione, gestione e valutazione delle attività formative. Quindi vengono fornite delle indicazioni su come affrontare i vari aspetti. E il secondo tema su cui tra l'altro ci incentreremo soprattutto nella giornata di oggi è la definizione di alcune priorità di investimento, con l'idea che sicuramente le priorità di investimento in formazione derivano da quella che è la mission e la strategia di ogni singola amministrazione, ma insieme a questo, proprio per quello che dicevamo prima in attuazione del PNR, la funzione pubblica, quindi il Ministro per la Pubblica Amministrazione, individua nella direttiva una serie di priorità che sono comuni a tutte le amministrazioni e che quindi dovrebbero essere inserite nei piani formativi di tutte le amministrazioni, ma oltre a dare, diciamo, queste priorità, fornisce anche con la piattaforma Syllabus gli strumenti per attuare, per implementare appunto queste priorità. I destinatari della direttiva sono tutte le amministrazioni, così come definite nel 165-2001. Particolare attenzione ovviamente ai dirigenti che sono preposti alla gestione delle risorse umane e della formazione, in collaborazione con i dirigenti tematici a seconda di quelli che sono gli ambiti che si sta trattando, come ad esempio il tema dell'RTD, quindi responsabile della trasformazione digitale per lo sviluppo delle competenze digitali, ma anche tutti i dirigenti che sono chiamati a promuovere lo sviluppo e la crescita di tutti i propri dipendenti. È per questo che la direttiva evidenzia come la partecipazione attiva alle azioni di formazione dovrebbe rientrare tra gli obiettivi di performance dirigenziali. Rapidamente, qui, dal punto di vista di metodo, la direttiva ripropone il ciclo di gestione classico sostanzialmente della formazione, anche se non sempre molto utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, che vede appunto la definizione delle priorità strategiche, come dicevamo prima, sia specifiche delle amministrazioni, ma anche comuni e quindi promosse dal Dipartimento, l'analisi del fabbisogno di competenze, quindi una volta che sono individuate le priorità, capire effettivamente quali competenze devono essere sviluppate perché non presenti nell'amministrazione, quindi sia a livello organizzativo ma anche per famiglie professionali. Ma non soltanto, diciamo, questa rivelazione dei fabbisogni va fatta in maniera aggregata, ma è importante anche farla a livello individuale. Questo perché sappiamo tutti che comunque la formazione richiede tempo e non tutte le amministrazioni hanno il tempo per potersi formare adeguatamente. Quindi mettere in campo degli strumenti come una rilevazione dei fabbisogni puntuali per i singoli dipendenti consente di predisporre, diciamo, dei percorsi formativi che siano effettivamente mirati rispetto ai gap di competenza da colmare. Quindi si ottimizza il tempo e anche la qualità della formazione. Ovviamente l'erogazione della formazione è mirata, appunto sulla base di quello che stavo dicendo, la verifica dei progressi conseguiti sia a livello individuale che a livello organizzativo e la valutazione dell'impatto, che è quello che consente di verificare l'effettivo valore che poi ha assunto la formazione nei processi, diciamo, di lavoro dei dipendenti e quindi poi delle amministrazioni. Dicevamo che la direttiva introduce degli obiettivi formativi generali, quindi che promossi nei confronti di tutte le amministrazioni, quindi trasversali rispetto a tutte le amministrazioni, e in particolare ribadisce l'importanza che tutte le amministrazioni concorrano al perseguimento degli obiettivi in materia di formazione, quindi nell'ambito della misura 231 del PNR, appunto in tema di formazione. Questo perché? Perché ovviamente, diciamo, la formazione è il presupposto per poter attuare al meglio tutte le linee del PNR. E in particolare in quest'ottica la direttiva introduce una serie di primi obiettivi specifici legati ad un programma formativo ben definito che sul tema della transizione digitale, in particolare il programma Competenze Digitali per la PA,
Con l'idea però che questo tipo di approccio venga poi esteso anche ad altre tematiche appunto riconosciute chiave nell'ambito del PNR, su cui verrà data poi progressivamente comunicazione formale. Andando alla piattaforma Syllabus, ovviamente sposa in pieno tutta quella che è la logica promossa dal PNR prima e dalla direttiva successivamente. E quindi è una piattaforma che principalmente eroga formazione. Ovviamente non erogherà tutta la formazione, quindi non tutta la formazione passerà almeno nel breve medio periodo da questa piattaforma, ma soltanto diciamo quella erogata in modalità MOOC. Cosa vuol dire MOOC? Sostanzialmente si tratta di percorsi in apprendimento autonomo in e-learning, quindi la partecipazione a dei corsi che i dipendenti possono fruire in qualunque momento ritengano opportuno, quindi secondo, diciamo, il loro percorso. Come dicevamo, elemento essenziale è quello di partire dalla formazione, dall'arrivazione dei fabbisogni di competenze in ingresso, proprio per poter avere un percorso assolutamente personalizzato, quindi attraverso dei test iniziali che, l'ho detto anche la volta scorsa, non hanno un fine valutativo delle persone, ma semplicemente sono mirati a consentire, appunto, di avere il percorso formativo altamente personalizzato sulla base dei propri fabbisogni. E il test finale che consente di misurare i progressi. Ovviamente, i processi di misurazione a livello individuale, poi in forma aggregata a livello organizzativo, diventano un patrimonio informativo estremamente importante per il singolo che può sapere in ogni momento quali sono le proprie competenze e su cosa migliorare, per l'amministrazione che a quel punto può fare un investimento più appropriato, diciamo, nello sviluppo del capitale umano, ma anche a livello di sistema di pubblica amministrazione, quindi da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, che con queste informazioni potrà definire delle policy sempre più mirate e sempre più appropriate. Questo slide con cui concludo e lascio la parola alle colleghe, di nuovamente sintetizzato quello che è il percorso, la logica che viene adottata all'interno della piattaforma Syllabus, per cui i dipendenti, una volta individuati dall'amministrazione, questo è un elemento fondamentale, quindi sulla piattaforma Syllabus non può entrare direttamente il dipendente, ma deve essere abilitato dalla sua amministrazione. Questo perché? Perché, come abbiamo detto all'inizio, la formazione è in primis una leva strategica, quindi è importante che ci sia una consapevolezza da parte dell'amministrazione, una scelta mirata, ovviamente poi concordata con i propri dipendenti. Successivamente si attivano gli assessment appunto incentrati per il programma, e vedremo anche il programma si articola in singoli percorsi formativi, quindi legati a varie competenze che afferiscono a un certo programma. L'erogazione del corso che avviene, diciamo, ovviamente il dipendente non se ne rende conto, ma è un aspetto importante, cioè, perché, diciamo, ovviamente sembra che rimanga sempre nello stesso ambiente, ma in realtà accede a quelli che sono i learning management system, quindi sistemi di erogazione della formazione dei nostri fornitori, diciamo, della formazione. Quindi ricevono la formazione, poi tornano sulla piattaforma Syllabus e a quel punto possono misurare i propri progressi. Ovviamente questa attività si sviluppa in maniera ciclica, per cui una volta conseguiti i progressi, quindi il livello di padronanza rispetto al corso che è stato seguito, diciamo, viene abilitato, diciamo, a poter fruire, diciamo, di formazione di livelli di padronanza successivi, quindi in un percorso appunto di crescita progressiva. Con questo lascio la parola alle colleghe, vi ringrazio, ritornerò dopo per le domande e lascio la parola alla collega Elisa Barbagiorani che vi illustrerà più nel dettaglio l'impianto della piattaforma Syllabus. Grazie. Eccomi, spero che mi vediate e mi sentiate bene. Ho già fatto la condivisione dello schermo, se mi date un cenno che è tutto ok. Allora, anch'io intanto do il benvenuto a tutti.
tutti, benvenuti a questo secondo webinar del ciclo di webinar dedicato alla formazione di utenti pubblici e alla piattaforma Syllabus. Oggi mi occuperò di fare una panoramica sulla piattaforma. Quindi, poco fa abbiamo sentito dalla collega Albano discutere attorno al ciclo della formazione previsto per i dipendenti pubblici, come è cambiata la concezione della formazione nel tempo, quali sono le caratteristiche principali della direttiva sulla formazione del Ministro della Pubblica Amministrazione. Oggi vorremmo presentarvi una panoramica sullo strumento, sul portale Syllabus, che si candida a essere il nuovo hub per la formazione dei dipendenti pubblici. Io sono Elisa Barba Giovanni Gasparo, faccio parte dell'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, lo Sviluppo delle Competenze e la Formazione e oggi, nei prossimi minuti, vi farò una panoramica intanto sugli obiettivi generali che sono dietro al Syllabus, faremo un approfondimento del progetto, quindi quali sono stati i criteri di progettazione, quali sono le opportunità e gli scenari evolutivi di questa piattaforma e poi faremo un breve excursus delle principali funzionalità. Vi esorto a seguire il terzo e ultimo webinar di questo ciclo di webinar che sarà giorno 19, perché faremo in quell'occasione invece un approfondimento dedicato alle funzionalità del Syllabus, andando a fare una navigazione delle maschere con tutti i passaggi necessari affinché, ad esempio, un'amministrazione possa aderire o un discente possa seguire il suo percorso formativo. Insomma, faremo un'approfondita visione delle funzionalità del Syllabus. Oggi invece ci concentreremo su degli aspetti un po' più di panoramica. Iniziamo subito discutendo attorno agli obiettivi, cioè perché è nata la piattaforma Syllabus. Sicuramente perché il Dipartimento ha l'obiettivo di sostenere dei processi di reskilling e upskilling del capitale umano e questo può essere fatto anche attraverso l'erogazione di formazione online, che permette di accrescere le competenze dei dipendenti pubblici, competenze che abbiamo visto essere non solo le competenze digitali, ma in generale tutte quelle competenze che sono cosiddette trasformative del lavoro pubblico. E per ultimo anche per dare attuazione, contribuire all'attuazione di quelli che sono gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. E allora abbiamo pensato che fosse opportuno analizzare e introdurre questo progetto. Progetto Syllabus attraverso la visione di tre dimensioni: il perché, il come e il cosa. Iniziamo subito dal perché. Allora, perché lo abbiamo già accennato? L'obiettivo è quello di diffondere la cultura digitale, supportare i processi di innovazione delle amministrazioni pubbliche e attraverso contenuti formativi che si concentrino sulla transizione digitale, per esempio su quella ecologica, amministrativa e così via. E quindi attraverso l'accesso a dei piani formativi che siano personalizzati, che rispondano ad un'esigenza specifica di formazione e lo si può fare, lo si potrà fare attraverso un portale che è già online, ha visto il varo nel mese di marzo, ed è un portale che pensiamo possa essere innovativo per quello che offre e che intende fornire un catalogo di contenuti in continua evoluzione, suddivisi per ambiti tematici, programmi e percorsi formativi. Vogliamo riportare queste tre parole chiave perché li sentirete spesso nominare durante questi webinar. E quindi vi vorrei introdurre appunto Syllabus, la piattaforma per la crescita del capitale umano delle pubbliche amministrazioni. Per introdurlo, però, volevo fare un passo indietro per spiegarvi che in realtà Syllabus ha delle buone basi, perché nasce da un'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica che molti di voi probabilmente conosceranno perché ne hanno fatto parte e si chiamava Competenze Digitali per la PA. Noi
Era un'iniziativa gestita dal mio ufficio e noi per progettare Syllabus siamo partiti da un'analisi approfondita di quella che è stata questa esperienza, grazie anche ai feedback che nel tempo le varie amministrazioni ci hanno dato, le varie amministrazioni che hanno aderito a competenze digitali per la PA ci hanno dato e quindi siamo partiti da punti di forza. E attraverso l'analisi dei punti di forza abbiamo cercato di capire come poter offrire in maniera diciamo, migliore i servizi agli utenti, trasformando digitalmente i servizi offerti, ancora di più, migliorando le esperienze e le funzionalità. Quindi vorrei dirvi che appunto il Syllabus è pensato per superare le criticità che abbiamo riscontrato in questi anni, per diciamo, mettere a fuoco quali sono stati i punti di forza, ma siamo partiti con l'idea di realizzare un portale che fosse pensato in ottica evolutiva e incrementale. Infatti, ciò che troverete online oggi è solamente il primissimo step, il primissimo. Diciamo, la primissima versione della piattaforma che offre, diciamo, quel set minimo di funzionalità che consente di realizzare lo scopo per il quale siete stati chiamati attraverso la direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione. Ma non ci fermeremo. A partire dalla fine di questo mese, per esempio, sono previste tutta una serie di funzionalità che poi avrò il piacere anche di presentarvi in anteprima, ma il ciclo, diciamo, di aggiornamento di questa piattaforma continuerà, diciamo, per tutto quest'anno, per i prossimi anni, insomma, la vedrete crescere man mano insomma, che la utilizzerete. Allora, adesso è normale chiedersi, ma qual è il valore aggiunto della nuova piattaforma rispetto per chi conosce competenze digitali per la PA, si chiederà sicuramente qual è il valore aggiunto. Allora, abbiamo cercato in qualche modo di rappresentarvelo, suddividendo il valore aggiunto per le amministrazioni pubbliche che hanno comunque un ruolo fondamentale all'interno della piattaforma, così come lo avevano nella precedente esperienza, ed allora abbiamo cercato di sintetizzarlo qui, che risponde e viene incontro anche a tutta una serie di esigenze che c'erano state manifestate appunto dalle amministrazioni pubbliche, dai referenti della formazione che oggi pensiamo di chiamare amministratori della formazione, quindi notate il cambio di, diciamo, di paradigma, di descrizione, quindi quando sentirete parlare di amministratori della formazione, sono quelli che poi in competenze igiene per la PA si chiamano referenti della formazione. Comunque, che cosa c'è in più in questa piattaforma? Sicuramente intendiamo dare un monitoraggio più capillare sui percorsi formativi, andando nel dettaglio del singolo dipendente per consentire a chi poi ha il ruolo di gestire, quindi amministrare la formazione del proprio ente, per consentire, diciamo, di tenere sotto controllo i suoi dati e quindi poter far meglio il suo lavoro. Ci sarà anche la possibilità per nuovi programmi di formazione, nuovi percorsi di formazione, di assegnare della specifica formazione a gruppi di discenti, ad esempio, assegnarla anche con delle date di esecuzione. Queste sono tutte delle funzionalità che poi vedremo anche nel webinar, appunto, che vi dicevo di giorno 19. Un'altra particolare innovazione che abbiamo introdotto è sicuramente quella di fare un self-provisioning delle amministrazioni, cioè le amministrazioni che intendono aderire al Syllabus adesso possono farlo in maniera del tutto autonoma. Lo possono fare attraverso delle specifiche funzionalità che avrò il modo e il piacere di presentarvi nel webinar del giorno 19. E lo possono fare attraverso una figura che è una figura di rappresentante legale o suo delegato. Anche questo è un concetto che poi andremo a spiegare meglio. E beh, questa figura, questo particolare utente, avrà il compito di guidare, diciamo, la procedura per far aderire l'amministrazione al programma Syllabus e lo potrà fare in maniera del tutto autonoma. Un'altra possibilità è quella di gestire in maniera, diciamo, indipendente, autonoma, la mobilità dei dipendenti, perché il concetto che sta dietro al Syllabus è che ciò che importa è poter gestirne la formazione. Quindi quando arriverà un nuovo ingresso, un nuovo dipendente all'interno della vostra struttura, potrete assegnare la formazione automaticamente a questo dipendente e lui in automatico insomma, potrà seguire questi percorsi. Però, diciamo, non entro nel dettaglio appunto perché ci sono momenti in cui lo faremo. E infine anche la possibilità, appunto come vi avevo accennato, che ci possono essere più Syllabus.
corso. Quindi si potrà fruire di un catalogo formativo in completa evoluzione, partendo da quello appunto consolidato, che è competenze GDPR PA, per poi passare ad altri programmi, ad altri ambiti tematici, via via appunto che nel tempo questi saranno resi disponibili. Adesso passiamo al valore aggiunto invece per le persone, che poi sono comunque parte dell'amministrazione pubblica. E per le persone vi anticipo già una prima funzionalità, che oggi quando vi sto parlando non c'è, ma che al 30 aprile speriamo ci sia, perché è previsto appunto il rilascio di questa funzionalità, che è una funzionalità che probabilmente alcuni di voi conosceranno, che è una funzionalità di rilascio degli open badge. Ebbene, si potrà avere un rilascio, quindi veder rilasciato un certificato digitale in un sistema di certificazione. Poi nelle slide successive andremo a fare un approfondimento di che cos'è un open badge, e questa pensiamo possa essere, diciamo, uno dei valori aggiunti nell'utilizzo e nella da parte degli utenti, quindi nella fruizione di questi percorsi di formazione. Sicuramente un'altra possibilità è quella di avere un unico ruolo per gestire una serie di funzionalità. Quindi io mi rivolgo ad esempio a tutti gli utenti che sono degli amministratori della formazione, ma che sono anche dei discenti, e quindi potranno fare login all'interno della piattaforma con un unico, diciamo, passaggio di login, chiamiamolo così, e vedranno, diciamo, un cruscotto, una dashboard unica, senza fare, diciamo, passaggi di ruolo da amministratore, da discente, ma avranno diversi punti di accesso per le varie funzionalità all'interno della piattaforma. Quindi noi abbiamo chiamato utente multiruolo, cioè un utente tanti ruoli, laddove sono previsti ovviamente. E poi la necessità e quindi la voglia di integrare all'interno della piattaforma anche dei processi che ci possano dare un feedback rispetto alle funzionalità. Quindi parliamo di una vera e propria customer satisfaction all'interno della piattaforma. Oggi ne vedete una piccola parte, anche questa è una funzionalità che è in continua evoluzione, quindi man mano troverete nuovi modi per dirci quanto queste funzionalità siano rispondenti alle vostre esigenze. E poi, questa è un'anteprima, l'evoluzione sulle modalità dei test. Cioè si potrà, per specifici ambiti tematici, non per competenze digitali per la PA probabilmente, ma per quelli che verranno, si potrà anche muoversi liberamente tra le domande del test, magari posticipando la risposta prima della conferma finale. Per intenderci, un po' il modello a cui siamo abituati durante i concorsi pubblici, no? Quindi si potrà fare uno switch, quindi un passaggio da una domanda all'altra, posticiparla e poi darla alla fine, quando magari si ha un po' più di tempo per ragionarci. Diciamo, questa è una modalità che abbiamo voluto introdurre e che presto troverete online, a seconda appunto di specifici ambiti tematici. Vi ho parlato tanto di evoluzione, perché volevo farvi capire, e lo ripeto ancora una volta, che il syllabus nasce per evolversi, però nasce diciamo con un obiettivo, che è il primo obiettivo in assoluto, che la tecnologia sia al servizio della persona, perché altrimenti abbiamo sbagliato. Cioè, perché la tecnologia è utile laddove facilita il ruolo delle persone, laddove permette di raggiungere con maggiore, diciamo, velocità, con maggiore efficacia i risultati che si intendono ottenere attraverso questi percorsi. Quindi migliorare questa esperienza utente è un po' un mantra che ci ripetiamo sui tavoli di progettazione che decidono quali sono le prossime evoluzioni. Vogliamo appunto fornire funzionalità che si adattano ai bisogni delle persone. Ecco perché vi diciamo e vi chiediamo, e chiediamo a tutti quelli che aderiscono al syllabus di fornirci continui feedback su quello che pensano sia meglio realizzare o diciamo meglio modificare rispetto a quello che è già presente. Per far ciò, ad esempio, potete per esempio scrivere all'assistenza che è raggiungibile attraverso la pagina delle FAQ, in fondo alla pagina delle FAQ. E vi diamo anche un'anticipazione, vi vorrei dare un'anticipazione su quello che saranno le prossime evoluzioni che ci stiamo impegnando a realizzare.
a progettare e a realizzare. Allora, quello che pensiamo di fare è sicuramente di avvicinarci a, diciamo, a un'assistenza che sia quasi più possibile in tempo reale, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di bot conversazionali e, perché no, anche assistenza virtuale. Oggi se ne sente parlare tanto e noi vorremmo sfruttarla proprio per venire incontro alle richieste degli utenti. E senza dubbio, e non ci fermeremo mai di lavorare sulla parte di monitoraggio che sia quanto più capillare, quanto più in tempo reale, e cercheremo di dotare la piattaforma di funzionalità che in maniera autonoma possano consentire agli utenti, siano essi amministratori della formazione, siano essi discenti, di usufruire dei dati che sono necessari per le varie funzionalità. Sicuramente quello che pensiamo di fare è venire incontro, diciamo, se pensiamo agli strumenti, quindi all'evoluzione della piattaforma, pensiamo anche all'evoluzione, diciamo, degli strumenti a supporto delle persone, quindi ad esempio le comunità di pratica. Quello che noi pensiamo di fare e che pensiamo sia opportuno fare è aiutare, diciamo, le persone a mettersi in rete, tra loro, e questo può essere un modo effettivamente, efficace, per far crescere, diciamo, conoscenza e per scambio di esperienze competenze sul tema della formazione. Quindi vi anticipo, ci sarà la possibilità di creare e istituire delle comunità di pratica, magari dedicate dapprima agli amministratori della formazione, ma perché no anche ai discenti, tutte che ruotino attorno ai temi della formazione, ai temi della piattaforma, a come far evolvere la piattaforma. Insomma, abbiamo tante idee in mente, quindi per rimanere in contatto con queste idee e per essere aggiornati, vi invito sempre ad andare a guardare la sezione news del portale Syllabus, che cercheremo di tenere sempre aggiornata anche su questi aspetti. Un'ultima cosa che volevo accennarvi sul monitoraggio è che attualmente la piattaforma offre veramente le funzionalità di base, come dicevo poco fa, ma che siamo comunque disponibili a fornire dei dati di monitoraggio laddove ci siano delle specifiche esigenze di amministrazione. Come si fa? Basta scrivere una PEC all'indirizzo che magari i colleghi scriveranno in chat, perché non lo ricordo a memoria, comunque esplicitando quali sono le esigenze specifiche, appunto, dovete trovare ad affrontare, e volete dei dati Syllabus, cercheremo quanto più presto possibile di darvi un riscontro. Andando avanti, adesso passerei a presentarvi il Syllabus veramente in poche parole, e partendo da quello che vi troverete davanti, c'è cioè una duplice identità, una dark UI e una light UI, che è stata studiata appositamente perché? Perché il tema dark, cioè il tema scuro, permette lo troverete sicuramente nel sito pubblico, già quando lo aprite lo ritrovate, ma anche dopo la login del discente, quindi il singolo utente, è stato scelto perché bisognava trovare un modo accogliente per gli utenti, e volevamo trovare un modo un po' più rilassato, psicologicamente collegabile alle piattaforme, per esempio, di entertainment, perché la formazione pensiamo che vada vissuta come, non come un obbligo, ma come un tempo piacevole da dedicare a propria disposizione. Ovviamente entro un percorso che è stato studiato amministrazione centrico, cioè ricordiamoci, il discente non è libero di aderire a Syllabus, lo diceva poco fa la dottoressa Albano, lo ripeto anch'io. È una decisione strategica delle amministrazioni, però all'interno di questa decisione strategica l'utente non deve essere diciamo, obbligato, visto come non deve essere, diciamo, in un ambiente che lo fa sentire obbligato. Quindi abbiamo pensato che questo tema dark potesse avvicinare psicologicamente l'utente a questo ispirazione. Invece il tema light è un tema che riporta l'attenzione, la concentrazione, quindi lo ritroverete nelle maschere dedicate, diciamo, ai cruscotti di monitoraggio, che è un esempio sulla destra. Passando avanti, vi proporrei anche di fare una panoramica su quello che è l'accessibilità, la responsabilità, l'usabilità. Le abbiamo curate parecchio, abbiamo fatto anche dei test di usabilità con degli utenti pilota che ci hanno già cominciato a dare dei feedback su quello che è la qualità, diciamo,
dell'applicazione, l'esperienza utente, e anche quelli entrano a far parte di quel ciclo di evoluzione che vi accennavo poco fa, e ovviamente è stata pensata per essere completamente responsive, quindi la potrete aprire tramite diciamo, i dispositivi portatili, e ovviamente anche accessibile. Un'altra particolarità, veramente due parole, come parla il syllabus, è sicuramente è un tono che deve essere da un lato istituzionale, predilige ovviamente la lingua italiana, ma anche coinvolgente, appunto perché vi dicevo poco fa, per questo aspetto psicologico che vogliamo enfatizzare. E dal punto di vista delle principali funzionalità, vi introduco, è davvero un'introduzione, quello che già vi ho detto, cioè il fatto che ci sia la possibilità di avere un multiruolo, quindi da un lato un ruolo discente che è esclusivamente discente, quindi che segue percorso formativo, usufruisce del catalogo e così via, un ruolo amministratore che può essere anche un discente, che invece ha una responsabilità di gestione del ciclo di formazione attraverso il portale per i propri discenti, e quindi è anche la propria laddove discente. E poi c'è appunto questa figura che chiariremo nel prossimo webinar, forse meglio, che è il rappresentante legale col suo delegato, che ha, diciamo, la responsabilità di far aderire l'amministrazione al programma Syllabus, quindi al portale Syllabus. Ovviamente ogni amministratore può anche gestire più di un ente, questa è una particolarità che abbiamo voluto introdurre nel nuovo portale, quindi io posso essere amministratore della formazione di un ente, ma contemporaneamente di un altro ente, all'interno della mia piattaforma potrò, diciamo, cambiare l'ente di riferimento e rimanere comunque logato. Scorro velocemente le principali funzionalità del sito, quindi sul sito pubblico lo potete vedere già collegandovi, c'è la possibilità di registrare la propria amministrazione, cercare la propria amministrazione. Dopo il 30 aprile, appunto, dicevo, c'è uno dei primi rilasci, si potrà capirlo anche, si potrà capire se è registrata anche senza essere loggati, quindi questa, diciamo, è una funzionalità che potrebbe interessare laddove ci chiediamo se la nostra amministrazione è presente oppure no. La home page discente nasce per dare una panoramica su quali sono i percorsi che mi dovrò trovare a affrontare. La tua formazione è una sezione dedicata appunto a questo, dove ci sono appunto i percorsi assegnati, i corsi assegnati. Come dicevo, la tua formazione specifica appunto permette di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento, quindi come vedete ci sono i percorsi formativi, quelli che sono iniziati, i corsi singoli che sono dei corsi in più che poi vedremo appunto nel webinar successivo, e mi volevo soffermare sui digital badge che sono un'innovazione, diciamo, di questa piattaforma. Attualmente chi ha aderito al Syllabus e chi sta seguendo i percorsi formativi ha i digital badge relativi al raggiungimento dei traguardi che si raggiungono attraverso il proprio percorso formativo. Cosa sono? Sono dei riconoscimenti, chiamiamoli così, che si possono raccogliere e condividere, ma la vera innovazione, ve l'avevo anticipata e qui ve la rispiego, riguarda gli open badge. Con la prossima evoluzione, quindi speriamo al 30 aprile, l'utente avrà un diretto riconoscimento del suo percorso formativo e lo avrà sotto forma di open badge. Ovviamente, lo premetto, tutti coloro che in questo momento hanno già raggiunto gli obiettivi per i quali sarà previsto un open badge lo vedranno comunque riconosciuto, quindi non si perde nulla rispetto a quello che si è fatto. In generale, però, l'open badge che cosa comporta? Che cos'è un open badge? Molti di voi lo conosceranno, lo ripeto per chi non lo conosce, sono dei certificati, sono certificati digitali in uno standard internazionale. Questo cosa comporta? Comporta che sono, diciamo, si possono essere scambiati e condivisi esternamente e riconosciuti in modo sicuro, verificabile, insomma, tutto semplice, tutto ciò che comporta appunto questo tipo di tecnologia. Vado avanti con una carrellata di funzionalità, poi le slide le troverete condivise appunto come dicevano in chat, poc'anzi i relatori. Vedete il catalogo e la scheda corso che dà una panoramica di quello che è la formazione suddivisa per ambito tematico, per percorso, che permette di scoprire l'offerta formativa.
continua evoluzione, l'home page dell'amministratore che può, come vedete, abilitare la formazione, creare gruppi. Adesso, ripeto, il giorno 19, cioè tra 2 giorni, ci sarà un approfondimento dedicato a queste funzionalità, si entrerà nel dettaglio, quindi su questo non vi preoccupate e mi scuserete se sto andando veloce, ma ci serviva oggi dare veramente una panoramica di quelle che sono le principali funzionalità. Quindi potremo monitorare l'andamento e come vedete in basso vi abbiamo voluto dare un'anteprima di quello che sarà appunto il punto d'ingresso delle comunità di pratica che saranno previste per questo portale. La gestione della formazione, quindi con la possibilità da parte dell'amministratore di prevedere nuove assegnazioni della formazione e di monitorarne l'avanzamento. E infine, l'ultima slide, la parte relativa al monitoraggio. Come vedete, adesso attualmente chi ha accesso come amministratore all'interno del portale ha la possibilità di vedere, avere una panoramica dei dati del proprio ente, quindi suddivisi diciamo, per età, per livello di istruzione, in maniera aggregata e speriamo, quanto prima, ci stiamo impegnando per farlo in maniera anche puntuale, insomma, per poter avere sempre il polso della situazione su come sta andando il percorso di formazione presso, diciamo, la propria amministrazione. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio, spero di essere stata chiara e do la parola alla collega Brunilde Gambaro che vi presenterà una parte molto importante. Lascio a lei la parola. Ciao Brunilde. Ciao, buongiorno, grazie Elisa. Quindi ti salutiamo e ti ringraziamo per il tuo intervento. Volevo salutare tutte e 505 le persone che sono collegate in questo momento e anche quelle che sono attive in questo momento. Ci sono vari modi per sapere se ci siete e battere un colpo. Uno dei modi più semplici potrebbe essere dire papparapappa e vedere che cosa rispondete in chat. Vediamo per esempio. Vediamo, eccoli qua, papà, bravissimi. Oh, eccoci. Allora, buongiorno, una chat bellissima questa che dovrò spiegare in qualche modo al direttore quando la vedrà. Sono felicissima che siate così attivi. Allora, vi faccio un'altra domanda, un'altra domanda. C'è qualcuno che compie gli anni oggi tra di voi? Piano, piano per con i papà, papà. No, grazie. No, 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 basterebbe dire sì, io compio gli anni, però state andando davvero velocissimi, quindi è complicato. Questo che stiamo attuando insieme non è solo un dialogo, è un instant marketing. Cioè noi stiamo parlando adesso per capire non solo quante persone effettivamente ci seguono e ancora rispondono papà, ma quante persone effettivamente sono mentalmente attive e ricettive su un input di comunicazione. Il mio intervento si focalizza sulla comunicazione. Vi hanno detto, perché ero in ferie durante lo scorso webinar, che alcuni di voi, i miei preferiti probabilmente, hanno chiesto: ok, ma come facciamo a coinvolgere, i nostri dipendenti, i nostri colleghi, come facciamo a coinvolgerli? Ok, il syllabus è molto bello, è interessante, è pieno di contenuti fighi. Come facciamo a coinvolgere le persone? Buongiorno Raffaella. Allora, come facciamo a coinvolgere le persone? Io ho preparato, noi abbiamo preparato delle cose da mostrarvi, dei materiali interessanti che i referenti, gli amministratori dei syllabus riusciranno a trovare anche in una loro sezione, nella pagina dedicata. Ok? Quindi tutto quello che vedremo oggi è già a vostra disposizione. Vi faccio vedere le prime cose. Abbiamo i banner a disposizione. La cosa più importante è capire che quando una persona viene coinvolta, viene interessata, non dobbiamo far passare il fatto che il syllabus sia esclusivamente un obbligo, perché in effetti il syllabus è un optional, cioè un optional come può essere quello. Stavo dicendo del vetro elettrico nella macchina, in realtà il vetro elettrico non è più un optional, però insomma, noi degli anni 70, qualcosa del genere, ancora la diciamo. È una cosa in più, cioè la comunicazione, la formazione, e voi lo sapete, costa. Ok?
Mi sentite? Perché vedo che mi sono frizzata. Ti sentiamo correttamente, Bruni. Prova. Spero che mi sentiate, perché io purtroppo non vi sento e non vi vedo. Brunilde, ti sentiamo correttamente? Adesso? Sì? Sì, ti sentiamo e ti vediamo correttamente. Puoi Strano, perché io non proseguire. vedo più niente, quindi andrò sulla fiducia. Stavamo dicendo, eccomi adesso di nuovo, scusate, ma oltre la tosse ci sono anche problemi di collegamento. E come fare per avvolgere il dipendente e far capire alle persone che sono i nostri interlocutori principali che non stanno facendo l'ennesimo adempimento a cui l'amministrazione li sottopone, ma stanno usufruendo di qualcosa di speciale, perché normalmente la formazione ha un costo, giusto? Allora, intanto succede come io purtroppo ho il vizio del fumo. Che cosa succede? Che vedo questo, ok, sulla mia scrivania e mi ricordo che forse ho voglia di una sigaretta. Quello è lo stesso principio per cui quando noi andiamo, ad esempio, da IKEA, troviamo la stessa cosa lungo il nostro percorso prestabilito. Alla fine decidiamo che quella cosa ci serve per tante le volte che l'abbiamo vista. Questo è il tipo di comunicazione che Syllabus vuole fare. Mi dicono che non si sente. Ok, banner, Roberta, adesso le faccio vedere, Roberta, di che stiamo parlando. I banner c'è scritto quello che sono, lo sappiamo tutti, e sarebbe carino metterli per esempio sui nostri siti. Lei sente benissimo, vi sentite benissimo. Allora vi faccio vedere i banner che abbiamo pensato. Perché? Come un po' per l'accendino, tutto ci deve ricordare di avere a che fare con il syllabus e di dover fare un po' di syllabus. Diciamo, il dipendente dice oggi mi faccio un po' di syllabus. Questo potremmo usarlo per esempio per le vostre intranet oppure per i vostri siti. Sono dei pulsanti che collegati al sito, al portale syllabus, una volta cliccati, rimandano direttamente al sito, di modo che avvicini in una maniera abbastanza immediata l'utente al nostro portale. Perché quanti di voi la mattina entrando in ufficio, una delle prime cose che fanno è consultare la intranet? C'è qualcuno tra di voi che lo fa? Ottima idea, sì, grazie Rossella, grazie Arianna. Ah, Rossella, Claudia, tutti. Ecco, se noi mettiamo il banner sulla intranet, il vostro collega già si ricorderà in qualche modo perché l'identità visiva è sempre quella, ovviamente, quella della comunicazione, quella del sito, si ricorderà di dover adempiere ad un obbligo, ma di ricordare di avere un impegno, che è quello di autoformarsi. Vado velocemente, non vi voglio annoiare, io chiacchierò tantissimo perché mi piace stare in questa situazione. I manifesti. Quanti di voi hanno davanti a sé? Potrebbe esserci il rischio di assimilarli agli odiosi banner pubblicitari. Oddio, no, perché Antonello? In che modo questo potrebbe sembrare un banner pubblicitario? È pubblicità, lo è dichiaratamente, ma non è pubblicità, è comunicazione, perché è una cosa che riguarda la tua amministrazione. Cioè, io non ti sto vendendo una bibita gassata, anche se bevo adesso un istante, scusate. Perché è una tosse insopportabile. Antonello, non è pubblicità, perché io ti sto dicendo, guarda che devi fare una cosa che riguarda te, l'amministrazione stessa. La differenza tra pubblicità e comunicazione è esattamente questa. Allora, i manifesti, dicevamo, chi di voi ha di fronte a sé la foto della famiglia o un'immagine sacra o un quadro brutto trovato lì nell'edificio da tanto tempo e che sta sempre lì. In realtà, sempre per ricordare, e non è pubblicità, ma comunicazione ai nostri colleghi che abbiamo qualcosa da fare, cioè formarci per stare al passo coi tempi, perché, cioè, parliamoci chiaro, non si può dire io non ho tempo per la formazione, questa cosa non si può sentire. Anche noi lavoriamo 8 ore al giorno, tutti quanti abbiamo i nostri impegni, le famiglie. Ma la formazione è un atto di sopravvivenza. La tua famiglia sempre, Concetta di Padova, molto bella questa frase. Cioè, la formazione è un atto dovuto a noi stessi, perché non possiamo continuare a sperare che non scoprano che non siamo in grado di utilizzare
al meglio le risorse digitali che abbiamo. Non dobbiamo stare a galla e sopravvivere e nasconderci fino alla pensione le nostre lacune formative. Non si può dire più non ho tempo per la formazione, perché fosse anche 20-30 minuti al giorno, è una cosa che dovete fare per voi stessi, esattamente come bere 2 litri d'acqua per essere idratati. Condivido atto di sopravvivenza. Maria, la capisco benissimo perché ci sono tante cose che ancora devo imparare. Non sono esattamente una millennial e questa cosa è importante saperla perché, scusatemi, perché cioè, non possiamo far finta di niente. Abbiamo delle difficoltà, il syllabus ci aiuta a superarle. Esercitiamoci, non lo so, un tot di minuti a settimana. Non ci credo che in 8 ore non troviamo 20 minuti di tempo per dire ok, adesso faccio un po' di syllabus. La formazione può essere la nostra salvezza, la formazione è necessaria. Vedo che condividete questa syllabus, prenderà il posto a Formez in avanti. No, syllabus collabora con il Formez. Andiamo avanti, vi giuro vi leggerei tutti i commenti perché siete incredibili. Manifesti, dicevamo. Allora cosa pensiamo? Pensiamo questo, ditemi se vi piacciono. Questi sono manifesti che voi potrete stampare perché praticamente ve li abbiamo già mandati, ancora non lo sapete, ve lo stiamo svelando adesso. Sono dei manifesti che potrete stampare comodamente dalle vostre stampanti oppure spendendo, non lo so, 1,50 € in tipografia e avere questi manifesti da tenere vicino ai quadri magari bruttini che ci sono in amministrazione perché stanno lì da tanto tempo messi chissà da chi. Questi sono manifesti che servono a utilizzare i muri, le mura, come comunicazione, cioè come atto di avvolgi un abbraccio accattivanti. Le piacciono, sono contentissima, Rita, grazie. Ci abbiamo messo un sacco di impegno perché parlano esattamente la nostra lingua. È un messaggio comunque istituzionale. Ok, sono contenta che vi piaccia, forte la terza e il primo. Quali scegliereste? Poi le mettiamo anche ai voti. È importantissimo capire che syllabus parla la vostra lingua, come diceva prima la collega Elisa, Barba Giovanni Gasparo. Il tone of voice che è stato scelto è esattamente quello del dipendente, niente di più e niente di meno. No, noi vi aiutiamo, supportiamo la formazione che anche noi facciamo, cioè anche io faccio formazione su syllabus. Sicuramente il dantesco, dice Rosaria Comito, perfetto, sono felice che vi piacciono. Dopo mi vado a rivedere un po' perché voglio capire quali vi piacciono di più per poter realizzare insieme a voi gli altri, potete anche proporne alcuni e mandarceli. Ne sarei davvero felice. Scusate, io sono una chiacchierona, vado avanti perché non voglio farvi far tardi. Allora, quando aderite a Syllabus, fatelo sapere sui social, per esempio. Questi sono 3 esempi di materiali per i social, c'è quello il quadrato è per Instagram, come sapete, poi c'è il LinkedIn e ci sono le stories. Sappiate che è bello che un'amministrazione aderisca al Syllabus. Il primo è un teaser. Bravissimo, Alessandro Bevacqua, abbiamo qualcuno che capisce molto di comunicazione. È una fase teaser, un po' che anticipa ma non dice. Tornando a questi materiali social, saresti per esempio disposti ad utilizzare sui vostri social, nel momento social dell'amministrazione, nel momento in cui aderite, questa amministrazione aderisce al Syllabus, perché noi abbiamo bisogno di voi come ambassadors, ok? Questa cosa è fondamentale. Necessario. Cioè, abbiamo bisogno che siate voi i primi sostenitori del syllabus, perché se non ci credete voi, non ci crederanno i dipendenti e questa operazione avrà un impatto decisamente inferiore rispetto invece, grazie Sara, rispetto a quella che potrebbe avere. Cioè, voi siete l'amplificatore in assoluto più importante per quello che abbiamo deciso di parlarvi oggi anche di questo, di scendere nel dettaglio con la comunicazione. È importante. Io lo so che non tutti hanno dei comunicatori o dei social media manager, per questo motivo stiamo cercando di rendere le cose più semplici fornendovi dei kit già belli e pronti. È molto importante la presenza sui social, è la cosa più capillare e sicuramente è quella più realistica. Perché diciamoci la verità, siamo sempre là. Vi vorrei vedere da dietro la camera quanti di voi mentre parlo, tu, stanno belli presi. Ancora state votando i manifesti, il terzo. Beh, vi piace Dante, ho capito.
Vado veloce perché non voglio annoiarvi. Questi, per esempio, sono i social del dipartimento. Questa è un po' più tecnica, ve la spiego velocemente, ve la racconto. Stiamo cercando di creare uno storytelling. Abbiamo il primo, per esempio, quello col tappo di bottiglia che dovrebbe ricordarvi i beige che vi ha fatto vedere prima Elisa. Poi ne abbiamo un altro informativo che entra nel vivo della comunicazione, della competenza, e poi uno istituzionale. Scusate, in maniera ciclica. Questi contenuti vengono ripetuti per creare uno storytelling che possa far sentire l'utente orientato. Cioè, questa è una piccola regola social che magari non tutti, non occupandosi di social media, sanno. La cosa più importante per fidelizzare delle persone, degli utenti, Salvatore Stefanino è uscito temporaneamente alla riunione. Questo è un affronto. I social, dicevamo, per creare la fidelizzazione dei vostri utenti, cercate di essere ciclici, cioè se il lunedì decidete di parlare di formazione, fate in modo che diventi una piccola rubrica e ogni lunedì, puntuali come la triste mediatrice, mettiamo questo post su quel tema lì. È molto importante creare la fidelizzazione e soprattutto lo storytelling di quello che siete. Se per esempio decidete che ogni mercoledì pubblicherete sui vostri social il nome o consensualmente, ovviamente faccio un esempio qualsiasi, dell'utente che sta ottenendo i migliori risultati sul Syllabus, state creando una piccola competizione all'interno della vostra azienda, della vostra amministrazione che potrebbe esservi davvero utile. Cercate di far capire ai colleghi che non è un obbligo, che non è una noia, è proprio fondamentale, può essere divertente, voi potete renderlo divertente. Ok, io ho finito. Adesso leggo due domande a caso, oppure non so come funziona il webinar, c'è la collega che riprende la parola. Giusto? Valentina. Sì, grazie Brunilde, grazie mille, soprattutto per l'entusiasmo che sicuramente su questo tipo di attività è assolutamente fondamentale. Iniziamo a riprendere un po' le domande che sono arrivate veramente tante domande, anche molto puntuali, per cui proveremo a grandi linee a rispondere alle principali. Ovviamente però sarà nostra cura, così come abbiamo fatto la volta scorsa, di raccogliere tutti quelli che sono i quesiti con l'idea poi di trasformarli in vere e proprie FAQ che verranno veicolate principalmente attraverso la stessa piattaforma Syllabus. Quindi è un nostro impegno, anche se magari oggi non riusciamo a affrontarle tutte, anche perché alcune richiedono degli approfondimenti, ma sicuramente nei prossimi giorni le pubblicheremo sul sito di Syllabus. In particolare mi concentro su alcune domande legate più alla direttiva, mentre poi lascerò alle colleghe le domande legate al funzionamento della piattaforma. Innanzitutto ringrazio un collega che ha fatto notare un refuso sulle slide della sessione precedente, quindi del webinar precedente, rispetto alle tempistiche. Mi riferisco in particolare alla milestone che era stata indicata per le amministrazioni che erano già entrate in piattaforma entro prima del 28 febbraio del 2023. E lì erroneamente era stato indicato come termine per l'avvio delle attività di assessment e di formazione del 30% dei dipendenti al 30 giugno e non al 30 settembre, come invece indicato nella direttiva. Confermo quindi che ovviamente l'indicazione corretta è quella che è presente nella direttiva, quindi c'è stato un mero refuso nelle slide del webinar precedente, a cui ovviamente apporteremo subito la modifica in modo tale che non ci siano poi eventuali ambiguità. E sempre rimanendo sul tema delle tempistiche, quindi stiamo ragionando sugli obiettivi generali indicati in direttiva rispetto al programma formativo Competenze Digitali per la PA, che ripeto, un aspetto importante è che al momento le indicazioni,
diciamo, numeriche fornite dalla direttiva fanno riferimento esclusivamente al programma formativo Competenze Digitali per la PA. E giustamente veniva richiesto se è necessario raggiungere il livello avanzato in tutti e 11 i percorsi del programma Competenze Digitali per la PA oppure no. Come dicevamo la volta scorsa e come esplicitate in direttiva, il criterio minimo che è indicato dalla direttiva stessa non è quello di raggiungere necessariamente il livello avanzato, ma il livello successivo rispetto a quello che è previsto che è stato rilevato, diciamo, in fase di test di assessment iniziale. Quindi, se sono un base, diciamo, se sono entrato come base, quindi seguirò il corso dell'intermedio e quindi alla fine avrò se supero, diciamo, il test del livello intermedio, di fatto per quella competenza ho raggiunto il suo sottoobiettivo. E quindi non sarà necessario raggiungere il livello avanzato. Ma così come abbiamo già evidenziato la volta scorsa, con la direttiva vengono definiti dei requisiti minimi. Ovviamente sarà poi l'amministrazione a valutare sulla base delle proprie esigenze, anche del tipo di attività che viene svolta e dalle competenze dei propri dipendenti, se definire, diciamo, degli obiettivi formativi che siano più alti. Quindi comunque c'è un ruolo molto importante da parte dell'amministrazione nella definizione dei tempi, nella definizione degli obiettivi e nella definizione anche dei contenuti. Mi collego anche al discorso delle 24 ore se sono obbligatorie, tutte da seguire sulla piattaforma Syllabus oppure no. Come diceva anche la collega Gambaro, con la piattaforma Syllabus la funzione pubblica intende dare qualcosa in più, quindi di mettere a disposizione, soprattutto per le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà nell'acquistare, nel progettare e nell'acquistare percorsi formativi, di mettere appunto a disposizione della formazione, in primis cercando di valorizzare della formazione che sia in qualche modo comune a più amministrazioni. Quindi ovviamente veramente con estrema difficoltà troverete dei percorsi che sono specifici per ogni singola amministrazione, ma di fatto, ovviamente, per quella che è la finalità del Dipartimento, avranno una platea di destinatari molto ampi. Però appunto rappresentano una parte della formazione, quindi le 24 ore obbligatorie possono essere tranquillamente, diciamo, obbligatorie, cioè suggerite dalla direttiva, possono essere tranquillamente seguite con altri tipi di percorsi. Quindi, di fatto, diciamo, comunque, come dire, il messaggio è: facciamo più formazione, ovviamente formazione che sia strumentale a quelle che sono le attività, ma è evidente che poi presso ogni amministrazione possono esserci delle differenze, perché magari ci sono appunto anche per certi tipi di professioni dei percorsi formativi che sono veramente molto ricchi e quindi ben si superano, diciamo, le 24 ore. Quindi di fatto non ha nessun, come dire, valore coercitivo, ma come dire, quello che è importante è il messaggio che viene fornito, anche perché siamo arrivati, diciamo, a ragionare sulle 24 ore, considerando, come evidenziava il direttore Angeletti la volta scorsa, che nel 2019, quindi in fase pre-pandemia, la durata media, il numero medio di ore di formazione per ogni dipendente annue era di 3 ore. Quindi di fatto è il messaggio per poter incentivare il più possibile la formazione. Ovviamente, sempre nell'ottica che siano le amministrazioni a definire, nell'alveo di quelli che sono i criteri minimi che sono promossi dal Dipartimento nella direttiva, non ci sono limiti su quanti dipendenti possano essere abilitati in piattaforma. Appunto, noi abbiamo parlato di un 30% nella prima fase, poi vedete, fino alla fine del 2025 auspichiamo che si arrivi a un 75% di persone che si siano formati sulle competenze digitali per la PA. Ma questo perché? Perché sappiamo che è un percorso che attiene a una serie di competenze che sono effettivamente molto utili per tutti i dipendenti, perché attengono a, come dire, l'utilizzo degli strumenti e l'applicazione delle regole sul digitale che sono,
comuni a tutti i dipendenti, soprattutto che svolgono attività amministrative presso le nostre amministrazioni. Ma dicevamo, non c'è un limite massimo, ma appunto se un'amministrazione ritiene opportuno sin da subito, perché funzionale alle proprie attività, promuovere la formazione sul percorso competenze digitali per la PA per tutti i dipendenti, assolutamente può farlo, assolutamente la benvenuta, e ovviamente noi lo può fare sulla piattaforma Syllabus. Noi supporteremo con gli strumenti che abbiamo evidenziato. E un altro quesito era su quanti assessment si fanno, visto che abbiamo parlato di definizione di priorità di interventi e poi l'assessment diciamo, per la rilevazione dei fabbisogni individuali in piattaforma. Di fatto, nella definizione degli obiettivi delle priorità di intervento, raramente si fanno dei veri e propri assessment, sono numerose le tecniche, poi magari su questo sicuramente si potrà tornare con degli strumenti che verranno lo stesso veicolato, delle informazioni che verranno veicolate sempre sulla piattaforma Syllabus, quindi di aiutare le amministrazioni a come definire le proprie priorità e quindi come definire i fabbisogni a livello organizzativo, che è, come dire, una dimensione più ampia rispetto poi a quella che è la rilevazione individuale una volta che è stato già individuato appunto un programma formativo. Quindi sono due discorsi diversi, quindi non sono, diciamo, l'assessment individuale è quello iniziale del percorso di formazione. Un'altra domanda interessante riguarda la richiesta, se è possibile, aggiungere altri corsi in piattaforma e chi è che mette i corsi in piattaforma. Ovviamente la piattaforma Syllabus è coordinata dalla funzione pubblica, quindi comunque, diciamo, è la funzione pubblica che orchestra quali sono i contenuti che verranno inseriti. Sicuramente un ruolo, ecco, riprendo anche un'altra domanda che avevo visto, ma Formez continua a erogare formazione? Assolutamente sì. Diciamo che nell'ambito del PNR i MOOC, e quindi gli strumenti di apprendimento autonomo, verranno principalmente sviluppati da Formez sui temi principalmente transizione ecologica e amministrativa, verranno veicolati tramite la piattaforma Syllabus. Potrebbero essere, ci stiamo già ragionando, ma potrebbero essere promosse anche corsi di formazione da parte di altre amministrazioni. Ovviamente il processo, diciamo, di promozione di questi corsi è ancora in divenire. Un elemento essenziale è proprio quello di, da un lato, di promuovere la messa a comune, proprio perché avevamo detto che Syllabus era un'app, e quindi di veicolare più formazione possibile attraverso questa piattaforma, ma con l'idea che appunto si tratti di corsi che poi possano essere funzionali a tutte le altre amministrazioni. Quindi proprio nell'idea di promuovere la condivisione di contenuti di qualità che magari qualche amministrazione ha già sviluppato anche in favore delle altre, quindi nello spirito pieno di collaborazione tra le amministrazioni. Chiederei alle colleghe se vogliono passare alle domande un pochino più tecniche, e vi ringrazio. Eccomi Valentina, rispondo a qualche altra domanda perché il tempo purtroppo non è a nostro favore, abbiamo già sforato, però magari è inutile rispondere a qualche domanda che estrarrò un po' a campione. Allora, innanzitutto c'è chi ha chiesto appunto di fornire l'indirizzo PEC al quale inviare le richieste di monitoraggio dei dati del personale registrato in piattaforma. Allora, questa è una procedura che si fa una volta effettuato il login, può richiedere i dati ovviamente in un profilo che è l'amministratore della formazione e lo può fare direttamente in piattaforma, quindi non inviando una PEC, ma attraverso le funzionalità scrivi all'assistenza che si trovano in fondo alla pagina delle PEC. Mi raccomando, solo dopo essersi autenticati. Questo consente a noi di verificare chi è effettivamente il richiedente dei dati, che ovviamente deve essere una persona che ha responsabilità, quindi titolo a ricevere questi dati. Poi ovviamente scorro velocemente, c'è chi ha chiesto se c'è un numero minimo o massimo di dipendenti che possono aderire alla piattaforma, assolutamente no, è un numero, insomma il numero che volete, anche per i piccoli comuni, c'era chi diceva siamo solo un piccolo ente di quattro persone, va benissimo.
benissimo, siete benvenuti. Le funzionalità sono state studiate sia per enti più strutturati, lo leggevo in chat, ma anche per enti che non sono molto strutturati. E se non fosse così, vi preghiamo appunto di segnalarcelo, faremo in modo di essere ancora più bravi nel progettare le funzionalità disegnate e incentrate sull'utente. Poi c'è chi diceva: noi abbiamo aderito alla passata edizione che si chiamava Competenze Digitali per la PA, c'è chi lo chiamava Syllabus, va benissimo. Adesso il nuovo hub, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riscriverci? Assolutamente no. Ho cercato di spiegarvi che il nuovo hub, quindi il nuovo Syllabus, chiamiamolo così, rappresenta una naturale evoluzione della piattaforma Competenze Digitali per la PA e in questo senso abbiamo cercato di trasportare tutti i dati da Competenze Digitali per la PA verso il Syllabus. Quindi chi allora aveva, diciamo, il ruolo di referente della formazione adesso si può autenticare al nuovo Syllabus e ritroverà l'organizzazione dei suoi discenti, la formazione nell'ambito tematico competenze digitali per la PA. Se così non fosse, lo potete segnalare attraverso appunto i canali dedicati, quindi l'assistenza che vi ho citato poc'anzi. Quindi scrivi all'assistenza in fondo alla pagina delle FAQ. Ovviamente ricordatevi di fare prima login, perché questo consente a noi di verificare chi è che fa la richiesta di assistenza e quindi rispondervi in maniera molto più puntuale e precisa. Ricordo che è possibile inserire anche dei print screen laddove ci fossero delle anomalie, può capitare, è sempre un sistema informatico, e vi chiederei di dare maggiori dettagli, più dettagli possibili, appunto per riuscire ad individuare esattamente qual è la problematica e venire incontro più velocemente alle richieste. Vado veramente veloce, posso accreditare più di un amministratore della formazione? Assolutamente sì, è possibile farlo, ci possono essere N amministratori della formazione. Ci sono delle funzionalità ad hoc, le vedremo giorno 19. Poi è possibile effettuare il download del monitoraggio su un documento Excel. È esattamente l'evoluzione che pensiamo di fare. Oggi purtroppo non è possibile, ma questa è una tipologia di evoluzione che pensiamo di fare nelle prossime release del prodotto. Al Syllabus si accede solo con Speed, si accede con dei metodi di autenticazione, diciamo che sono quelli previsti dalla normativa vigente, quindi Speed, CE e CNS. Ricordiamoci che Syllabus fornisce dei certificati digitali, quindi è necessario verificare, diciamo, con sicurezza e in maniera diciamo, verificabile qual è l'identità dell'utente. Quindi questi sono dei metodi che ci consentono questo. Si può decidere, allora, l'amministrazione può abilitare a Syllabus tutti i dipendenti e decidere in un secondo momento, in base all'assessment, quale fascia di personale debba essere formata, non in base all'assessment, ma prima. Cioè, si dà un obiettivo di formazione e poi, diciamo, questo fa sì che inizi un percorso. Il percorso di formazione come primo passaggio prevede il test, ma non dovete pensarlo come, diciamo, una arma inquisitoria. Il test consente di indirizzarvi nella maniera più corretta verso, diciamo, i contenuti formativi che sono quanto più vicini ai vostri bisogni. Quindi non abbiate, diciamo, timore a fare il test. Ormai dovremmo essere tutti abituati a fare i test, ma diciamo, è un valore aggiunto per il nostro percorso. Elisa, ecco, Dimmi, Brunilde, vai. volevo sapere se posso rispondere anch'io all'unica domanda sulla comunicazione che è stata fatta. Questo Sì, significa o assolutamente che sì. sono stata super esaustiva oppure che non lo so che altro Allora, potevo io dire. concludo dicendo che per qualsiasi domanda Vai. specifica sulle funzionalità, mi raccomando di seguire il webinar previsto per giugno 19, saremo molto più puntuali nel descrivervi le funzionalità e potremo anche rispondere ad altre domande come quelle che sono pervenute oggi in chat. Saluto tutti, ringrazio tutti e a giugno Sì, 19. e le domande che stanno continuando ad arrivare, volevamo dire che continueremo a rispondere anche cioè dopo, quindi non preoccupatevi, non è che non abbiamo risposte, poi questa cosa non avverrà mai più, cioè, i colleghi le stanno segnalando e ci verranno recapitate, noi risponderemo puntualmente. Dicevamo, l'unica che è relativa alla parte
della comunicazione è quando un amministratore atterra in home page, quindi la risposta alla domanda dove troviamo i materiali dei kit di comunicazione, quando atterra in home page l'amministratore vede un nuovo box tra le scorciatoie e si chiama materiali utili. Quindi segnatevi questa cosa, materiali utili, e trovate quello che abbiamo visto insieme. Ok, cedo la parola a chi chiuderà l'appuntamento. Vi ringrazio tantissimo e vi ricordo che potreste darci una mano per far capire quanto funzionano questi webinar e quante informazioni diamo, che per il momento noi siamo sui social del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi mettete like su LinkedIn ogni volta che trovate un nostro post, così noi avremo la certezza che quelle comunicazioni arrivano a destinazione. Io vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo presto presto. Grazie mille Brunilde, grazie a tutti gli altri relatori, le nostre colleghe del Dipartimento. Allora, volevo fornire un'informazione naturalmente di servizio a tutti i nostri partecipanti. Le slide e la registrazione saranno caricate nei prossimi giorni sulla pagina dedicata di EventPA della prima edizione dei webinar dedicati a Syllabus. Attualmente si trovano già le prime due presentazioni, quindi se vorrete consultarle potrete andare sulla pagina dedicata di EventPA. Nel prossimo webinar, come hanno detto, come hanno anticipato anche le nostre colleghe, si darà risposta a moltissimi dei vostri quesiti, soprattutto sul funzionamento e quindi sulla parte più operativa di Syllabus. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i relatori, anzi le nostre relatrici, per aver illustrato in maniera così esaustiva i temi relativi e legati alla piattaforma Syllabus. Ringraziamo ancora tutti i nostri partecipanti che hanno scelto di seguire, di partecipare a tutto il percorso. E vi diamo appuntamento a mercoledì 19 aprile, sempre alle ore 12, con il terzo ed ultimo appuntamento dei webinar di questa prima edizione. Grazie a tutti e buona giornata.